He's right on his shoulder. He takes him. And look at this. Opens up his legs. What a fantastic win there. Emmanuel Gambini. Un pesarese sul tetto del mondo per più di una volta, lui è Emanuele Gambini, 51 anni, orafo di professione e consigliere comunale a Pesaro nel gruppo di minoranza, ma anche sportivo di alto livello. Il 13 giugno 2021 è diventato campione del mondo di laser run in Egitto per la categoria Master 50, una disciplina che consiste nella corsa con lo sparo. Titolo mondiale che Gambini ha conquistato per la seconda volta, l'ultimo nel 2019 nella categoria Master 40. Poi ancora, come se non bastasse, ad agosto 2021 l'atleta pesarese in Germania si è aggiudicato un altro titolo di tutto rispetto, diventando campione mondiale di biathlon, disciplina che unisce insieme la corsa e il nuoto. What a fantastic win there, Emmanuel Gambini! What a win for him! Nella stessa, Gambini ha ottenuto anche il titolo di campione europeo a Barcellona. Vai, babbo! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Forza! Vai, vai, vai! Corri! Corri! Vai, vai, vai! Che ci sei! Sei lì! Vai, 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 vai! Vai. Roberto, vamos! Scarpe! Vai, 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 vai! Sono reduce da un anno, diciamo, molto importante per me, perché sono riuscito a vincere due campionati del mondo e anche l'europeo. Il mio sport fa parte della federazione del pentathlon e si tratta di uno sport master. Comunque io ho 50 anni, quindi sono un atleta master, ho iniziato qualche anno fa, e si tratta di correre, nuotare e sparare, che sono tre appunto delle discipline del pentathlon. Dove sono abbinate tutte e tre si chiama triathle, invece dove sono due, lo sparo e la corsa si chiama laser run, e lo sparo e la corsa e il nuoto invece si chiamano biathle. E quest'anno ho vinto il campionato del mondo in Egitto di laser run, quindi di corsa e sparo, poi ho vinto il mondiale e l'europeo di biathle, che era una gara che non avevo mai vinto. Diciamo, quindi sono molto soddisfatto e sono contento sia per me che per la città, insomma, di portare in alto il nome della città e della società che rappresento, che è la SD Gabbiano di Pesaro, al quale devo quasi tutto al presidente che mi ha voluto qualche anno fa. Ecco, orafo di professione ma con una grande passione per lo sport, ci sono progetti in vista per il futuro? Di progetti ce ne sono tanti, soprattutto perché credo che anche a livello umano, ma anche a livello atletico, quando uno non si pone mai, non bisogna mai porsi dei traguardi. I traguardi si raggiungono e poi si guarda sempre avanti, quindi io adesso sto guardando, mi piacerebbe fare un altro Ironman, quello sì, ma quello riguarda il triathlon. Sono già impegnato nel prepararmi per il prossimo anno a ottobre, perché ci saranno i mondiali a Madeira. Vamos!